Quello delle anfore è un gioco di movimento che per ben riuscire ha bisogno di 20 bambini dagli 8 anni in su. È necessario un campo di gioco che può essere sia all'esterno, per esempio un campo da basket o metà campo da calcio, oppure anche un posto all'interno se questa è una stanza molto molto grande. Ammettiamo che questo sia il nostro spazio di gioco, questo rettangolo. Ci si dispone per coppie, quindi se abbiamo 20 bambini si potrebbero formare 10 coppie, ma attenzione che una di queste coppie poi dovrà essere utilizzata per l'inizio del gioco, ma lo vedremo in seguito. Quindi abbiamo le 20 coppie di bambini che si dispongono per il campo da gioco in modo totalmente sparso. Cercate di fare in modo che siano equidistanti fra di loro più o meno. Ecco le nostre coppie. Come queste coppie devono stare assieme? Non devono tenersi per mano, ma devono stare a braccetto. Ovvero, se adesso mostriamo la nostra coppia, vedremo un bimbo e un altro bimbo, uno accanto all'altro, che si terranno a braccetto in questo modo, formando quindi una tipica anfora romana, giusto? Cosa succede? Come dicevo, una di queste coppie, quindi 10 coppie, la decima coppia verrà fatta subito scoppiare e ci sarà un bambino, questo, che farà quello che prende e un altro bambino all'altro esterno del campo che farà quello che scappa, ovvero quindi questo al via del gioco dovrà andare alla caccia di questo bimbo con l'obiettivo di prenderlo. Se lo prende cosa succede? Succede che questo che scappava incomincerà a questo che rincorreva incomincerà a scappare e questo che scappava incomincerà a rincorrere, quindi si invertiranno i ruoli. Come può salvarsi dal suo cacciatore il bambino che sta scappando? Attaccandosi a un'anfora, ovvero ammettiamo che il bimbo che scappa sia questo nero, può attaccarsi a un'anfora, quindi sfruttando il braccio libero di uno dei suoi compagni di gioco, e a questo punto, quando l'anfora diventa triplice e non ha più senso di esistere, cosa succede? Questo bimbo, che è il più lontano da quello che si è attaccato, è costretto a svincolarsi e a questo punto sarà lui il cacciatore di quello che prima era il cacciatore, che diventerà la preda, e quindi si invertono i ruoli. Stessa cosa, adesso il bambino rosso, che sarà quello che scappa, può a sua volta salvarsi andando alla caccia di un'altra anfora, e il gioco continuerà così all'infinito, per o meno fino a quando i bambini saranno stanchi, ci sarà abbastanza fiato, sarà scaduto il tempo di gioco. Per rendere il gioco ancora più dinamico, cosa si può fare? Se questo è il bimbo che rincorre e questo è il bambino che scappa, si può invertire i ruoli, come con un fischio, ad esempio fatto con un fischietto dal maestro di gioco. A quel punto questo bimbo inizierà a scappare e quest'altro incomincerà a rincorrere il bimbo che sta scappando.